Ciao a tutti Toretti e benvenuti in questo ultimo appuntamento nella carriera in Moto2 e oggi siamo in Malesia e partiamo per gli ultimi due Gran Premi. Direi di scendere subito in pista e di provare questa moto. Ho già fatto le qualifiche e siamo lì, siamo quinti, ho guadagnato su Pasini. Praticamente prima ero sesto, ho fatto un sacco di giri e alla fine ho preso la quinta posizione all'ultimo passaggio. Ho sistemato un attimo gli audio, spero si sentano bene, li ho abbassati un pochettino quelli di gioco. Prima curva nella quale dobbiamo cercare di sfruttarla al meglio. Abbiamo già guadagnato una posizione e ora forse due, adesso qui non so bene dove staccare. Ci chiude la porta Marquez e l'abbiamo preso dentro, vabbè. Lo passiamo, passano i due italiani. E anche Baldassarri si stava accodando e ci sono tre italiani alla testa. Ok. Si sta un attimo. Comunque è stranissimo perché in qualifica vedete tutte le frenate, mentre qui non si vede nulla. Comunque, quattro italiani in testa. 5 Ci infiliamo su Baldassarre. Occhio che prendiamo anche Pasini. Traiettoria larga e abbiamo preso anche Pasini. Morbidelli è tosta da sorpassare. Comunque l'obiettivo di questi ultimi due Gran Premi è il podio, se non la vittoria. Già recentemente abbiamo fatto due podi, due seconde posizioni non mali, però si punta sempre più in alto. Occhio al cambio di traiettoria che Pasini ci sta, cioè gli stiamo andando addosso, e qui è alla meglio mi sa. No, beh, abbiamo l'esterno, niente. Qua è un pezzo molto tosto, la quale vince, cioè è meglio se fai meno strada. Qui dobbiamo riuscire a stargli belli, uscire belli veloci per avere i due rettilinei, avere il vantaggio dalla scia. Scia che qui abbiamo sì e no, ma mi sa che è più un no che un sì. Però ci infiliamo. L'abbiamo infilato qua. Di solito nell'uscita curva non si riesce a sorpassare, cioè è più difficile, ma ce l'abbiamo fatta, dai. Toretto 2 minuti e 10. Fate che in qualifica il tempo migliore mio fatto era 1:20, no, 1:07 o 1:20. No, mi pare 1:07, una cosa del genere. Mi era andato un po' largo, ma ce l'ha fatta recuperare. Comunque questa è una pista che, vabbè, in Formula 1 non c'è più, mi pare. Il campionato di quest'anno non si vedrà più, però in MotoGP resta. È passato anche Marquez, ma noi qua traiettoria stretta e gli guadagniamo un sacco di metri fino a sorpassarlo. E qui anche Morbidelli che non può temere, cioè non può fare nulla a un Toretto così scatenato. Comunque un tracciato che non mi aspettavo di far così bene, soprattutto in gara. Abbiamo fatto tanta fatica in qualifica, però ci siamo presi la... Cioè in teoria all'inizio in qualifica non riuscivo a superare l'ottava posizione, poi ce l'ho fatta guadagnare qualcosina in più, piccolo out. Però dai, si è preso una bella quinta posizione di partenza che l'ha fatto restare avanti tutto il camp... cioè tutto il Gran Premio. Vedremo poi finito con Valencia dove andrà il nostro Toretto, dato che adesso nel team di Valentino Rossi. Magari, occhio che si impenna la moto, magari potrebbe fare qualcosa con appunto Valentino Rossi, però non si sa nulla, non è nulla d'ufficiale. Occhio qua che sicuramente non lo chiameranno in Ducati, perché se vi ricordate abbiamo già disputato una stagione, tra l'altro distacco abissale con gli altri, sarà almeno un secondo e mezzo. Quindi cerchiamo di forzare di meno le staccate. Ecco, avete visto il cambio di traiettoria? Dare manate di gas più graduali, cioè non dar manate di gas. Vediamo un po' quanto distacco gli abbiamo dato. Ah, 9 secondi. Però c'è stato il tornantino che mi fa sempre perdere qualche decimo. Infatti in qualifica arrivavo all'ultimo rilevamento dei tempi, che ero in vantaggio di
un decimo, ok? A volte mi è capitato una volta di 3 decimi e poi arrivavo al traguardo con un secondo e due, oppure anche, cioè sì, un secondo e due oppure 6 decimi di svantaggio. Come vedete qua gli abbiamo dato già, sì, un decimino. Occhio qua che, cavolo, è andato larghissimo. Sì, incola, morbida li passa. Ma però qui abbiamo il nostro punto forte che l'abbiamo sfruttato male. Ma forse si infila ancora, piccolo contatto. Loro vanno molto lenti qua. Sì, ho sbagliato a frenare, scusate. Scusate se ogni tanto non cambio marcia, ma si sente appena il sound. Devo fare ciò che riesco a sentire. Perché il suono in questi videogiochi di guida è veramente una cosa fantastica, perché io non guardo mai le marce. Tipo adesso io qua so che arrivo su più o meno in qua, cioè in quarta. E si capisce anche dalla velocità, non so come spiegarvelo. È una cosa che viene spontanea, senza guardare appunto il contatore di velocità, il tachigrafo. E appunto che marcia siamo. Qui arrivo in terzo, quarto, cioè più che altro in terza, scalo in seconda. Oh, che fatta malissimo. Occhio, no, morbidelli, vabbè. A noi non è che fa tanto, scusate un attimo, ma non torno indietro perché intanto vincerà lo stesso il campionato. O lui, aia, aia Olivera. Aia Olivera, qua non fa, fa tanto male. Dobbiamo far bene questa curva. Ci infiliamo noi. Buttate dentro anche la prima. E vediamo un po' come va. In teoria siamo noi in vantaggio. E appunto siamo noi che andiamo a vincere. Gran Premio di Malesia, primo toretto. Segna un altro, un'altra vittoria segnata, sì, segnata, messa a segno dal nostro Toretto con il miglior giro 20, 2 minuti 7 secondi e 529, che se non mi sbaglio, sì, in qualifica si girava 2,6 e 6, quindi gran bel giro. Comunque, come si può vedere, Olivera, Marquez, sì, qui il campionato va a Marquez, mi sa. Peccato veramente per Morbidelli perché poteva guadagnare. Cioè, sarebbe stato davanti, secondo me. Almeno di 3 o 4, almeno 5-6 punti davanti gli poteva stare. Forse un pochettino di meno, però gran peccato. Scusate un attimo, ma ormai ho fatto sta scelta e niente. Diciamo che non siamo sempre pulitissimi. E ora direi che ci vediamo a Valencia. Vittoria, direi, meritata, ma non troppo, perché con Morbidelli abbiamo fatto un po' di danni, ecco. Come voto gli darei un bel 8, un 9 meno, ecco, dai, ci può stare. Anche se è stato un grande errore far cadere Morbidelli. Però appunto, tra che ero deciso di andare a vincere, una cosa, non ci ho neanche fatto caso. Comunque ci vediamo a Valencia. Ed ora siamo a Valencia, siamo pronti per partire, purtroppo è andata malissimo la qualifica e vediamo un po' cosa riusciamo a fare. E vediamo se riusciamo a prenderci la terza posizione in campionato, ma credo di no, perché siamo troppo lontani. Andarci bene sarebbe finire quarti in campionato. Comunque siamo ottavi e vabbè, partenza, questi tre qua davanti forse riusciamo a recuperarli, a parte Olivera. Vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Neanche Pasini si è riusciti a raggiungere. E ci ha superato anche Baldassari. Comunque una, se devono sorpassare era fare tutto in quella curva, perché adesso è molto tosta. Eccoci qua ragazzi, siamo a sì, a Catalunya, siamo a Valencia, sì, detto Catalunya perché sto guardando le qualifiche di Formula 1, sto guardando i risultati e veramente complimenti a Kimi Raikkonen, non me lo sarei mai aspettato. Comunque siamo partiamo malissimo, siamo ottavi. Vediamo se riusciamo a prendere la scia di Pasini, sì. Vediamo se riusciamo a prendere quella di Olivera, un pochettino sì. Dobbiamo iniziare a guadagnare posizioni qua, tipo così. Siamo già quarti. Cavoli, mi ha tirato una laggata, scusate un attimo. Mi sono tipo impuntato. Ok, eravamo qua. Ancora mi ha laggato, eh. Vabbè. Tra l'altro si è cambiato tutta la, tutte le posizioni.
cioè qua davanti mi pareva ci fossero le due Mark VDS, invece c'era anche Olivera, vabbè Olivera sì, ma c'era anche Liuty. Cioè però se mi lagga sempre così, cioè. Ok, a me non va neanche tanto bene tutte ste laggate. Ok. Cioè lì sì, ok, sono andato largo io, lo ammetto. Però un Baldassare scatenato. Inizia il Bald Attack, mi sa. 5 filiamo, andiamo un pochettino larghi. Un po' troppo, direi. Comunque, un sacco di italiani qua nelle prime posizioni. Eccoci. Caduti. Siamo a Valencia e è tutto pronto per partire per questo ultimo Gran Premio con la nostra moto del Sky Team VR46. Sky Racing Team VR46. Vediamo un po' se... ottavi, sì, ottavi è una bruttissima posizione di partenza. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Grazie alla scia di Pasini. Qui in teoria bisogna lasciarla scorrere in terza e... Dai, siamo già... messi abbastanza bene. Terzi, dai, ci sta. Quarti, quinti, vabbè. Ah, infilati. Ok, non ho fatto danni per fortuna. Come scorsa volta con Morbidelli. Spero che possa vincere Morbidelli questo Gran Premio. E Marquez non prenda punti in modo da far vincere Morbidelli. Non so perché ho messo la prima. Scorsa volta, ovvero qualche minuto fa, avevo detto che so come mettere le marce a istinto. Ma invece no, non sempre. Eccoci, caduta. Cioè, qua ci è venuto addosso lui. Ok. Un Liuty scatenato, anche lui vuole dimostrare ciò che vale. Anche se non ha fatto un grandissimo campionato. Cioè, è sempre lì nei migliori, però dopo, nella prima parte di campionato sta andando bene. Poi dopo è arrivato Olivera, anche se Liuty fa delle grandi pole position. No, Marquez, mamma mia. Mi stanno facendo fare la fine di Morbidelli in Malesia. Non so se avete visto che si stava girando il nostro toretto. E Olivera qua tenta l'attacco. Sarà tanta roba riuscire ad arrivare sul podio. Ma noi dovremmo... ci butta larghi. Attacco sferrato ai nostri danni, però noi la tentiamo nuovamente. Un po' sull'erba e lo sorpassiamo nuovamente. E anche qui, ma come prima. Ah, Olivera non molla. Sta sorpassando nei punti più critici. Diciamo che questo qui secondo me è più un circuito da moto 3 perché è pieno di curve e praticamente appena dai gas la moto vola. Cioè questa moto qui oppure anche una MotoGP. Soprattutto fare questo tracciato con la MotoGP sarà una bella batosta. Tra l'altro vi farò un sondaggio, ecco, riguardante che moto prendere in MotoGP. Io pensavo la Yamaha o la Honda ufficiale. Grazie, grazie mille. O la Honda ufficiale. Oppure, sì, una di quelle due. Se avete qualche altro consiglio scrivetemi qua sotto. Ci starebbe anche KTM.
Vabbè, seconda posizione. Cioè terza.